Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del workshop di estetica e composizione fotografica. In realtà questa è la prima vera lezione del workshop. Invito le persone che guardano questa per la prima volta, se hanno voglia, a vedere questa misteriosa introduzione che ho fatto nella puntata precedente, che non spiegava nulla delle regole della composizione fotografica, ma mi serviva come cappello introduttivo per iniziare un discorso che poi termineremo alla fine del workshop. Come potete leggere da questa prima schermata, introduco quella che è la domanda, introduco, diciamo, il workshop anche come un modo per rispondere alla domanda che tante persone neofite della fotografia o che si avvicinano per la prima volta si pongono, e cioè: ma come ho speso veramente tanto denaro per fare l'acquisto di una attrezzatura di pregio, eppure la mia fotografia fa schifo? O magari guardano fotografie fatte con un telefono, con un programma per telefono tipo Instagram, e dicono: ma che bella fotografia, oppure con quel programma lì si fanno delle bellissime foto. Ecco, tutta questa serie di considerazioni, di frasi o di lamentele sono tendenzialmente fuori luogo, e con questo workshop troveranno, spero, una risposta. Allora, cominciamo nel vedere quali sono le caratteristiche di una fotografia, cioè una fotografia è bidimensionale e statica, questo per definizione. Quindi ciò che salta all'occhio è dunque tutto ciò che sovverte queste caratteristiche. Perché io introduco questa idea del salta all'occhio? Perché questo in realtà è il vero nocciolo del workshop di estetica e composizione. E cioè andremo a cercare di stimolare il cervello affinché la nostra fotografia raggiunga meglio i centri percettivi della persona che guarda. Quindi cercheremo di studiare quelle regole, quei trucchi, affinché la nostra fotografia contenga quegli elementi che fanno da trigger, che fanno da stimolo al nostro cervello. Il nostro cervello, opportunamente stimolato, sarà più interessato a una certa fotografia. La fotografia quindi verrà meglio veicolata e risulterà più interessante o più bella. Quindi dicevo, una fotografia di per sé è bidimensionale e statica. Quindi è ovvio che questo è ciò che il nostro occhio, il nostro cervello si aspetta di vedere, qualcosa stampato su un foglio e fermo. Quindi naturalmente, se noi stampato su questo foglio abbiamo un'immagine che in un qualche modo ci dà un senso di profondità, ecco che questo è un elemento interessante. Stessa cosa per la dinamicità. L'occhio si aspetta che la fotografia abbia fissato, bloccato l'attimo. Se nella fotografia c'è qualche cosa di dinamico, che non necessariamente vuol dire una foto mossa, ma potrebbe anche essere una foto mossa, ecco che comunque l'occhio dice: guarda, c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che mi colpisce. Quindi, quali elementi concorrono a creare una foto ben composta, ossia dinamica e tridimensionale? Questo è sostanzialmente l'elenco di tutte le cose che andremo a trattare nel corso di questo workshop. L'inquadratura, intesa proprio come il fotogramma, eh? Quindi se la nostra foto è stata fatta verticalmente o orizzontalmente, la forma del fotogramma, perché a macchine diverse corrispondono forme di fotogrammi diversi. Sono sempre dei rettangoli o deformazioni di rettangoli, ma il rapporto tra i lati è di tipo differente.
Poi il rapporto tra il contenuto e i margini e ad alcune anche altre cose. Poi vedremo gli aspetti della composizione vera e propria, ossia la posizione del soggetto e i rapporti tra i soggetti. Per posizione del soggetto intendo la posizione all'interno dell'inquadratura, perché qui e non lì, e perché è meglio metterlo lì e non là. E se ci sono più soggetti, che tipo di interazioni sarebbe opportuno cercare di creare tra questi soggetti. Poi vedremo di analizzare i contenuti di tipo geometrico, cioè se ci sono linee più o meno evidenti e se queste linee aiutano l'occhio a creare certi dinamismi. Vedremo appunto l'aspetto della prospettiva e della profondità e anche altri elementi, ritmo, bilanciamento, contrasti e altro ancora. Il finale vedrà alcuni accenni che riguardano la luce e il colore. Allora, in realtà sulla psicologia del colore sarebbe necessario fare un workshop apposta, probabilmente più di uno. Non è il caso di questo workshop, cioè non approfondirò questo tipo di aspetto. È chiaro che se chi ascolta è interessato alla fotografia di tipo pubblicitario, per esempio, la psicologia del colore è un elemento fondamentale da approfondire. Io farò semplicemente alcuni accenni. Il finale, invece, vero e proprio del workshop parlerà dell'intenzione, ossia della storia da raccontare, e stranamente andrò in un qualche modo a mettere in discussione o a ridimensionare la portata, l'efficacia, no, diciamo la portata, l'importanza di tutte le regole di cui ho parlato prima. Cioè, ho detto, ok, ci sono tutta questa serie di regole che dobbiamo imparare, che ci farà bene imparare per riuscire a mettere nella foto ciò che stimola il nostro cervello, però la storia da raccontare nella nostra fotografia ha il suo peso e vedremo di capire qual è una sorta di bilanciamento tra la necessità di raccontare qualche cosa di interessante e le regole per ben veicolarlo. Ok, cominciamo. Allora, anzi, cominciamo, no? Ribadiamo ancora una volta il nostro concetto fondamentale del workshop, e cioè che il nostro cervello è abituato a vedere la realtà, ciò che ci circonda quotidianamente. Per cui se una cosa lui è abituato a vederla dinamica e a vederla tridimensionale, e si aspetta di trovare queste caratteristiche nella fotografia, è proprio togliendole che attiriamo l'attenzione. Quindi io ho detto che la fotografia è statica e bidimensionale e per far sì di attirare l'attenzione dell'occhio di chi guarda occorrerebbe dinamicità e tridimensionalità. Ma è chiaro che ci sono delle situazioni, delle cose fotografate per le quali siamo talmente certi che nella fotografia troveremo del dinamismo e della tridimensionalità che sarà proprio togliendole che attireremo l'attenzione. Quindi la morale della favola è creare qualcosa che il nostro cervello trovi non banale. E partiamo davvero. Ok, con l'inquadratura. Quali sono alcuni degli elementi più importanti che concorrono a definire un'inquadratura e le sue potenzialità dinamiche? La forma del fotogramma. 3 mezzi, 4 terzi, 1 a 1 panoramico sono forme di fotogrammi. Con 3 mezzi si intende che un lato è 3 volte e l'altro, cioè il rapporto tra i due lati è 3 a 2. Stessa cosa, 4 a 3, 1 a 1 ovviamente sono macchine fotografiche che raccolgono delle immagini quadrate e poi panoramico sono delle macchine fotografiche che raccolgono immagini appunto panoramiche, ossia molto sbilanciate.
orizzontalmente. Poi i margini e il rapporto soggetti-margini. Per margini intendo proprio i margini della fotografia, del pezzo di carta o comunque diciamo del rettangolo che contiene la fotografia a monitor. Il ritaglio, perché in realtà quello che vediamo della fotografia non necessariamente è lo scatto così come è stato fatto, ma una sua porzione. E vedremo che importanza e che effetti può avere sulla psicologia della nostra fotografia. Parleremo di doppie cornici, adesso le nomino ma non le spiego. Poi parleremo della posizione dei soggetti nel quadro, nel fotogramma. Ok? Partiamo con la prima, la forma del fotogramma tre mezzi. Allora, il tre mezzi è il rapporto tra i lati delle cosiddette full frame, quelle macchine fotografiche digitali che hanno un sensore la cui forma e la cui dimensione è diciamo, un derivato o richiama le macchine fotografiche a pellicola 36x24 mm. Sono le macchine fotografiche di cui di norma che adoperano la maggior parte dei professionisti sul campo. Poi per fotografie di studio o fotografie particolari vedremo che, cioè vedremo, in realtà non lo vedremo, però sappiamo che i dorsi digitali, macchine fotografiche a fotografia quadrata sono utilizzati per la loro enorme qualità. Il formato tre mezzi non è particolarmente pratico visto che non rispetta le dimensioni di schermi, riviste, libri, quindi una foto scattata così non prende, non riempie perfettamente la forma di una rivista a tutta pagina. Nemmeno quella di una pagina singola messa in verticale. Non è particolarmente adatto ai ritratti, e vedremo il perché. La sua caratteristica più importante, però, è che è un formato che è abbastanza sbilanciato orizzontalmente e quindi contiene di per sé delle capacità dinamiche, ha una potenzialità dinamica di tipo orizzontale. Andiamo a vedere un po' di queste cose. Ho parlato dei ritratti. Il motivo per cui il fotogramma tre mezzi, come questo, non è particolarmente adatto ai ritratti, perché parlando di ritratto standard, che quindi prende, diciamo, la parte superiore delle spalle e in su, si crea uno spazio, un'area al di sopra del soggetto che è troppo elevato, troppo grosso, facendo così disperdere l'attenzione del nostro occhio perché la persona inquadrata sostanzialmente naviga un po', galleggia un po' all'interno di troppo spazio, risultando così dispersiva. Naturalmente c'è la possibilità di sopperire a questo tipo di problema, non è che non si possono fare ritratti con una macchina full frame, eventualmente si fa il ritratto e poi si fa un ritaglio, ma esistono anche dei modi di fare della fotografia di ritratto direttamente in macchina nella maniera corretta, però esistono, cioè il risultato, diciamo, è di tipo non prettamente convenzionale. Faccio un esempio, ecco, questo è un ritratto che comunque vede la spalla e il viso, ma è chiaro che inquadrato in questo modo si ha una sorta di deformazione dovuta alla vicinanza dell'obiettivo al soggetto, ma non si può dire che non sia efficace, o quantomeno che questa immagine
non sia più efficace di quell'altra. Lo è certamente. Questa persona, questo viso, ci sta venendo addosso ed è decisamente più ficcante, colpisce decisamente di più di quell'altra. E non perché questo soggetto sia meno interessante di questo. Un altro modo per fare un ritratto, per sfruttare, diciamo, appieno il frame tra i mezzi, può essere quello di fare l'inquadratura da una posizione leggermente diversa come questa. Anche qua, come vedete, ci sono le spalle, la parte superiore quindi del tronco, c'è l'occhio, che è nel ritratto l'elemento fondamentale. Però è stata fatta da me in questo caso una scelta compositiva decisamente diversa, tagliando con questo taglio diagonale, con questa inquadratura dall'alto, che rende la fotografia decisamente ancora meno convenzionale, ma ancora una volta non per questo meno efficace. Anzi, probabilmente se diciamo, tralasciamo il fatto che questa immagine centrale ci viene addosso perché l'inquadratura deformata così un po' ci colpisce, diciamo, da un punto di vista di efficacia, questo è un crescendo, cioè da sinistra a destra abbiamo un crescendo di efficacia dell'immagine. Qua invece vediamo due fotografie sviluppate in senso orizzontale che servono a far capire cosa intendo per potenzialità dinamiche del fotogramma di tre mezzi. Intendo che c'è la possibilità, in un qualche modo, di intravedere il futuro di ciò che accadrà. Mi spiego meglio. Questo uomo che sta camminando è piazzato in questa parte del fotogramma a destra e in un qualche modo lo spazio che abbiamo a disposizione grazie alla forte orizzontalità del fotogramma tra i mezzi ci fa presagire quello che succederà. Questa cosa conferisce grande potenza alla nostra fotografia. Idem come sopra questo. È chiaro che questo treno è fermo, cioè è fermo nella foto, ma sta andando nella realtà e l'orizzontalità di questo fotogramma ci aiuta a percepirne il moto anche se questo moto non c'è. Quindi staticità della foto, ma dinamicità sostanzialmente del contenuto. Il fotogramma a tre mezzi non è adatto al ritratto, come ho detto, classico dalla parte superiore del busto in su, ma è decisamente adatto alla figura umana intera. Qui ne approfitto anche per dire due cose abbastanza conosciute anche dai neofiti, e cioè che bisogna prestare molta attenzione all'aria davanti al soggetto quando si vuole valorizzare il dinamismo, lo abbiamo visto nelle due fotografie precedenti, cioè questa persona sta camminando da destra verso sinistra e questo significa che dobbiamo posizionarla nella parte destra del fotogramma lasciandole uno spazio di avanzamento, cioè dobbiamo lasciare all'osservatore la possibilità di prevedere il futuro. Come vedete, qua non è stato fatto e l'effetto è estremamente soffocante. Questa fotografia non ha futuro. La persona sta guardando non si sa che cosa. Il fatto che noi vediamo che sta guardando, ma non abbiamo la possibilità in un qualche modo di partecipare a quello che lui o capire quello che lui sta cercando di guardare, non fa altro che darci un senso di soffocamento e di frustrazione. Ok, il fotogramma 4 terzi, vediamo. Invece è il fotogramma classico delle macchine, diciamo, non di fascia alta,
delle prosumer, ed è un formato che è estremamente adatto alla pagina della rivista, estremamente adatto ai ritratti. Come vedete, inquadrata dalle spalle in su, una persona lascia una quantità di aria attorno a sé, tutto sommato molto limitata, e fa sì che il fotogramma sia perfettamente ben bilanciato. Qua si poteva anche osare un po' di più spingendola verso l'alto. Lo scatto a 4 terzi, dicevo in verticale, riempie benissimo la pagina di una rivista, e anche in orizzontale riempie entrambe le pagine. Poi ci sono fotogrammi di tipo panoramico, come dicevo, che sono fatti con delle macchine speciali, oppure oggi con l'unione di più fotogrammi. Naturalmente il loro scopo è quello di assecondare la visione binoculare orizzontale dell'uomo, e per loro natura, la loro morte, il loro miglior campo di attuazione è quello dei paesaggi, che si sviluppano normalmente in senso orizzontale, esaltando la linea dell'orizzonte.